Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la politica, Matteo Renzi in tour a Teramo, ieri ha presentato a Piazza Sant'Anna il suo nuovo libro dal titolo La mossa del cavallo. Accoglienza pacata, quella che i teramani hanno riservato al leader di Italia Viva ed ex premier, che ha ricordato i 2 miliardi stanziati dal suo governo per l'Abruzzo. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Renzi a Teramo non entusiasma e non delude. Un'accoglienza pacata, quella che i teramani hanno riservato al leader di Italia Viva, che ha presentato in Piazza Sant'Anna il libro La mossa del cavallo, di cui è l'autore. Uno stratagemma il suo già visto. Quando era in corsa per diventare segretario del Partito Democratico, Renzi presentò nel 2012 al Cursal di Giulianova l'altro suo libro dal titolo Stil Novo. Allora l'accoglienza fu molto più calorosa. Il rottamatore era una novità. Oggi è un déjà vu che non appassiona troppo, anche quando il leader di Italia Viva ricorda che, grazie al suo governo, l'Abruzzo ha ricevuto uno stanziamento di 2 miliardi di euro. Un Abruzzo che è diventato anche laboratorio politico, viste le alleanze che Renzi sta attuando a Chieti con il centrodestra. Io penso che sia importante che intanto in Abruzzo, come in tutto il resto del paese, le cose si facciano concretamente. E per farle concretamente bisogna passare dalle parole ai fatti. Quindi bisogna che i cantieri finalmente partano. Abbiamo messo nella scorsa legislatura 2 miliardi di euro per l'Abruzzo. Questi 2 miliardi vanno spesi. Poi sulle dinamiche amministrative locali naturalmente rispondono i territori locali, ma la cosa interessante è che Italia Viva c'è e c'è per concretizzare i progetti e i denari che già abbiamo messo. Renzi ribadisce che il suo partito a Teramo si è costituito ed è solido. I coordinatori provinciali sono Maria Cristina Marroni e Vincenzo Di Marco, quelli comunali Dodo Di Sabatino e Lucia Verticelli. L'ultima domanda rivolta a Renzi è se lui sapesse che la maggior parte dei vertici territoriali di Italia Viva allora si era pubblicamente espressa contro il suo referendum costituzionale, votando no. È una domanda che purtroppo resta senza risposta. Matteo è già andato via. Alla fretta indiavolata di un cavallo. Andiamo avanti e ci spostiamo a Pescara per favorire la lotta al degrado urbano, per la sicurezza e per il pronto intervento nell'ambito dell'ordine pubblico. L'amministrazione comunale ha deciso di potenziare il nucleo Giona della Polizia Municipale, previsti più uomini e più mezzi. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Prosegue la lotta al degrado urbano da parte dell'amministrazione comunale di Pescara, sempre più vigili in strada sindaco, sempre più provvedimenti per tenere la città pulita e in ordine. Oggi presentiamo un nuovo nucleo antidegrado formato da 12 agenti di polizia municipale in motocicletta che interverranno in città in tempo reale in ogni situazione di degrado che si dovesse presentare o che dovesse essere segnalata comunque dai cittadini. Parliamo di controlli dei parchi, controllo della riviera, controllo di tutte le zone della città più sensibili dove avvengono situazioni che creano allarme sociale o disagio sociale. Ieri, per esempio, siamo intervenuti ai giardini di Piazza Primo Maggio e al Florida dove c'erano state segnalate situazioni di spaccio e siamo intervenuti in maniera diretta, tempestiva. Combatteremo con forza le bici sui marciapiedi, le situazioni dello spaccio, le deiezioni canine che non vengono raccolte, i rifiuti ingombranti, tutte le cicche di sigarette a terra, tutte queste situazioni danno l'immagine di una città, cioè una città più pulita, più bella, più accogliente. Abbiamo cercato di dare una risposta più efficace possibile, destinando le risorse che avevamo, cioè i motociclisti. Abbiamo 10 moto con la livrea, con i colori di istituto, che di solito facevano esclusivamente, diciamo, il pronto intervento per la polizia stradale. Abbiamo destinato, e più tardi faremo anche un corso di formazione specifico, questi soggetti a dare una risposta immediata a queste istanze di sicurezza che hanno chiesto i cittadini in ragione di queste condotte di cui le parlavo, che prima erano un appannaggio quasi esclusivo del reparto Giona.
Ad Avezzano sono stati arrestati due giovani marocchini, uno di loro sarebbe il responsabile dell'aggressione ai danni di un poliziotto. Il vicequestore ha escluso la presenza di un terzo giovane sulla scena della rapina avvenuta sabato scorso. Vediamo il servizio di Luca Pulsoni. Si torna a parlare del problema sicurezza ad Avezzano dopo i fatti violenti nella notte tra il 20 e 21 giugno in pieno centro. Nessuna rissa denunciata alle forze dell'ordine, nonostante la centralissima piazza Risorgimento sia stata teatro di un'aggressione e rapina ai danni di minori, reati per i quali sono accusati due giovani marocchini già arrestati dagli uomini del commissariato di Avezzano. I due si trovano al momento reclusi nella casa circondariale di Vasto. La ricostruzione dei fatti dal vicequestore Giancarlo Ippoliti. Due stranieri chiedono una sigaretta a un gruppo di ragazzi minori di Avezzano. Loro non offrono la sigaretta richiesta, loro si sentono infastiditi da questo rifiuto e uno degli stranieri estrae un coltello con un tono minaccioso. Questo avviene in via Veneto. I ragazzi, impauriti, iniziano a fuggire. Loro inseguono i ragazzi, che cercano anche di disperdersi nel quadrilatero della città, nelle vie adiacenti al centro, e vengono raggiunti due di questi ragazzi, perché all'inizio erano circa sei, due di questi ragazzi vengono raggiunti nei pressi di Piazza Risorgimento. Lì viene colpito il primo ragazzo con un collo di bottiglia rotto alla testa. Poi l'altro ragazzo viene attinto da un colpo di arma da taglio alla spalla e con calci e pugni viene rapinato del portafogli e del cellulare. All'arrivo degli agenti, i due aggressori si erano dati alla fuga, ma grazie al riconoscimento delle vittime sono stati identificati dalla polizia. Uno dei due stranieri è risultato essere il responsabile di un'aggressione ai danni di un poliziotto fuori servizio che aveva tentato di sventare un furto. Episodio che anche grazie al riconoscimento delle vittime ha spinto gli agenti a procedere al fermo nei confronti del 22enne. Abbiamo controllato la città punto per punto per rintracciare, perché sono senza fissa dimora questi due soggetti. Quindi non è una ricerca facile. È vero che è successo un fatto grave, perché non possiamo non qualificarlo come tale, però è stata data anche una risposta immediata. Adesso una notizia di cronaca: è ricoverata in gravi condizioni una 21enne che a bordo di una Fiat 500 questa mattina è andata a schiantarsi contro un camion della raccolta dei rifiuti della AM lungo la provinciale 25 a Villa Zaccheo, siamo in provincia di Teramo. L'auto sarebbe stata agganciata, per così dire, dal camion dei rifiuti e poi trascinata contro il guardrail. La ragazza, soccorsa dal 118, dopo essere stata estratta dall'abitacolo da parte dei vigili del fuoco, è stata trasferita all'ospedale Mazzini di Teramo, dove è ricoverata. E noi adesso apriamo la consueta finestra del TG6 all'esterno, ci spostiamo ad Ortona per parlare di pesca e della sua valorizzazione. In collegamento c'è il nostro Giuseppe Dintino. Buon pomeriggio a te Giuseppe e buon pomeriggio anche al tuo ospite. Sì, buon pomeriggio da Ortona, siamo qui con il presidente del FLAG Costa dei Trabocchi, Franco Ricci, il FLAG che è il gruppo d'azione a sostegno della pesca locale. È tornata una manifestazione importante per la pesca del nostro... due anni di vita e abbiamo dovuto per forza sospendere la manifestazione, quella di Allora, ci sono dei piccoli problemi di audio da Ortona, vediamo se riusciamo a risolverli rapidamente, magari fate una prova audio, siamo chiaramente in diretta, anche questo è il bello della diretta. Giuseppe, non,
Non vi sento, quindi probabilmente c'è un problema di audio. Allora facciamo così, torniamo tra poco da voi, nel frattempo cerchiamo di sistemare questo piccolo inconveniente tecnico, nel frattempo andiamo avanti con il nostro telegiornale e torniamo a Teramo per parlare dell'Atsu e che si è aggiudicata un progetto Stream con un finanziamento europeo di oltre 9 milioni di euro diretto al contrasto delle catastrofi alluvionali dei territori adriatici. Grande soddisfazione del governatore della regione Abruzzo Marco Marsiglio, che è intervenuto alla presentazione ufficiale del progetto. Vediamo il servizio. L'azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo coglie un obiettivo prestigioso e internazionale, vincitore di Stream, un progetto interregionale Italia-Croazia da 9 milioni di euro finanziato dall'Europa, che migliorerà le capacità di monitoraggio e gestione dei territori adriatici nel reagire prontamente alle catastrofi alluvionali. Si svilupperanno quindi all'interno di questo progetto i vari 20 partner, si svilupperanno 9 progetti pilota. Di questi 9 progetti pilota, uno lo svilupperemo noi come azienda per il diritto allo studio per il territorio dell'Aquila e quindi di Teramo, e quindi questo è il nostro contributo all'interno del progetto complessivo. Il nostro tema sarà la depurazione, cioè come intervenire nei depuratori in fase emergenziale in caso di alluvioni e come mitigare il tasso di inquinamento di questi depuratori. Grande soddisfazione per il successo dell'Atsu di Teramo da parte del governatore Marsiglio, che ha voluto presenziare la presentazione ufficiale del progetto. Un progetto importante anche di cooperazione europea, con il quale cerchiamo di sviluppare metodi di controllo, monitoraggio del territorio, messa in sicurezza rispetto alle alluvioni, che è un tema sul quale questo territorio è particolarmente esposto e sensibile. Stream non porterà solo lustro all'Atsu di Teramo e all'Abruzzo tutto, ma creerà opportunità lavorative per studenti universitari attraverso borse di studio dedicate. Lei inizia il suo mandato con questo progetto importantissimo. Per noi è stata una bellissima cosa presentare, poter avviare alla realizzazione questo bellissimo progetto, attualissimo. Questo progetto Stream è rivolto praticamente alle calamità naturali, a quelle che sono praticamente i danni causati sul territorio dalle alluvioni e quant'altro. È un progetto importantissimo perché ci sono partner internazionali, tutto il bacino che si affaccia sull'Adriatico, e questo progetto ha una ricaduta sui nostri giovani, sul nostro territorio, che vuole portare delle borse di lavoro ai giovani, che per noi è un aspetto fondamentale e importante per creare nuove conoscenze, far sì che i giovani hanno a disponibilità di uno studio che possono interfacciarsi e confrontarsi con gli altri paesi. Allora, proviamo a tornare ad Ortona, dovrebbero essere risolti i problemi di audio che purtroppo fanno parte delle cose fatte live. Allora, torniamo da Giuseppe Dintino e dal Presidente Ricci. Linea a te, Giuseppe. Sì, siamo sempre qui a Ortona, in riva al mare, come vedete, in questa splendida location, in compagnia del presidente del FLAG Costa dei Trabocchi, Franco Ricci, che ringrazio per essere qui con noi. Presidente, ci stava raccontando di questa iniziativa, Le Stagioni del Mare, manifestazione che torna dopo la pausa obbligata a causa dell'emergenza sanitaria. Sì, assolutamente. Diciamo che ripartiamo con una grinta anche più forte rispetto alle altre manifestazioni che abbiamo fatto, perché c'è un motivo, cioè dopo il lockdown, quindi in pratica tutte le attività di pesca si sono fermate e in pratica sono fermate anche le attività collaterali, quindi la commercializzazione, la trasformazione, la ristorazione, quindi si era fermato un po' tutto, tant'è che poi alla fine i consumatori sono andati a acquistare prodotti ai supermercati, ma diciamo congelato, quindi dobbiamo riportare i consumatori a ricomprare prodotto locale e di stagione, quindi diciamo ritornare a comprare dai pescatori della piccola pesca che si trovano dislocati su tutto il territorio della provincia di Chieti, quindi nel nostro comprensorio, e che comunque
si trovano, che sbarcano il prodotto direttamente in banchina. Noi abbiamo fatto nel nostro sito un'app dove si possono vedere dove stanno localizzati i pescatori, andare direttamente a comprare il prodotto lì dove loro commercializzano. Anche perché, Presidente, acquistare pesce fresco locale senza doversi necessariamente affidare alla grande distribuzione non necessariamente implica un costo maggiore. Anzi, diciamo che forse è il contrario, perché se tu eviti completamente tutti i passaggi che comporta, quindi il pescatore, poi il commerciante e il dettagliante, quindi salti almeno due passaggi, quindi sicuramente si compra a un prezzo inferiore, ma poi di altissima qualità, perché il pesce appena pescato, dopo un paio d'ore lo troviamo direttamente sulle tavole e gustarlo, quindi ha anche un sapore diverso, perché diciamo è freschissimo, ecco, diciamo così. È fresco e del posto. Allora, visto che ha accennato alla stagionalità e all'importanza dei prodotti locali, ascoltiamo subito l'opinione di un professionista della cucina di mare, che è lo chef di Baia Cataleia, che ci sta ospitando quest'oggi. Allora, ascoltiamo l'intervista allo chef e poi continuiamo la nostra chiacchierata. Prego, dalla regia. Per i miei piatti, allora, prima di tutto cerco di adoperare prodotti locali, abbinati sempre ad altri prodotti della terra locali possibilmente, sia spezie sia verdure, comunque tutti i prodotti locali cerco di adoperare. Poi cucina molto semplice, senza stare a strafare e a caricare troppo i piatti. Quanto è importante rispettare anche la stagionalità del pesce? Tantissimo, tipo noi qua abbiamo Fabrizio, il proprietario, che lui anche lui pesca, prende, quindi mi riporta quasi tutte le mattine pesce locale, pesce fresco, quindi è tutta un'altra cosa in confronto quando le vai a comprare. Qui vanno molto sulla frittura e sul pesce al forno, perché abbiamo i pesci al forno, come ho detto, che ce li riporta o Fabrizio o comunque pescatori locali, e quindi ce li portano direttamente dal mare alla tavola. E anche la frittura, comunque pure calamari, totani, paranze, tutto quello che friggiamo sono tutti prodotti nostrani, diciamo, quindi non operiamo niente di congelato, niente di queste cose qua. Quindi il pesce locale e stagionale non solo perché è buono, come ci raccontava lo chef che ci ha fatto venire già l'acquolina in bocca, ma anche perché fa bene alla natura, è una pesca sostenibile. Sì, in pratica il pescatore di piccola pesca adopera tutta una serie di attrezzature che comunque sono compatibili con il prelievo, perché adoperano reti con maglie abbastanza larghe per poter fare in modo di avere solamente pesci di una determinata pezzatura e quindi pronti per essere cucinati. E poi adoperano altri attrezzi come le nasse, come cerchietti, bertovelli, queste cose qui, che una volta tirati in barca si possono fare le cernite e dire che il pesce o diciamo il mollusco sotto misura viene ributtato direttamente in mare, quindi prelevato solo quello che è di misura, e quindi magari dare l'opportunità alla natura di continuare il suo corso e quindi magari dopo qualche tempo di riprenderlo, ma in maniera che si possa poi consumare, perché poi sennò diventa un problema per il pescatore, perché poi è un rifiuto speciale e bisogna distruggerlo e quindi ha anche un costo per il pescatore stesso. E a proposito di queste attrezzature, da oggi ci sono anche dei contributi per l'acquisto di queste attrezzature, perché voi in convenzione con la Regione Abruzzo avete varato delle misure per sostenere proprio la pesca locale. Sì, in pratica noi abbiamo rimodulato il nostro piano di azione in virtù di questa pandemia che è successo, quindi per dare un aiuto ai pescatori abbiamo pensato di togliere alcune cose che non erano poi magari molto importanti e dedicare su altre iniziative, fra cui questo dell'acquisto e quindi un contributo sull'acquisto delle reti e delle attrezzature da parte dei pescatori di piccola pesca, che possono arrivare fino a un massimo dell'80% a fondo perduto. Altra iniziativa che abbiamo fatto è proprio quello di aiutare il pescatore di mettersi in contatto direttamente con l'acquirente ultimo, quindi la massaia, quindi il produttore, attraverso una piattaforma che dovremmo creare,
a breve, dove il pescatore, anche già da quando si trova in barca, può tramite uno smartphone o un tablet immettere nella piattaforma i pesci che lui ha, i quantitativi e a quanto lo vuole rivendere. Quindi si mettono in collegamento sia il pescatore che il compratore, e poi alla fine si decide: o lui va direttamente lì a prendere il prodotto, oppure magari può essere il pescatore stesso con le idonee attrezzature portarlo direttamente a casa. Altra cosa che abbiamo previsto è la realizzazione di un fish bar, quindi un container attrezzato che è spostabile, quindi è facilmente trasportabile lungo la costa di Trabocchi, dove serve, dove magari c'è più attrattiva e più dove noi possiamo far conoscere il nostro prodotto. Quindi spostiamo per fare degli stuzzichini, per fare dei finger food, per fare delle piccole cucine locali, no? Tradizionali, sia mangiarlo direttamente sul posto, oppure magari anche per un take away, no? Quindi queste sono le cose che vorremmo fare, e a breve ci daranno la Regione Abruzzo ci darà l'ok per poter procedere su questo. Bene Alfredo, linea a te per le domande da studio. Sì, io avevo una curiosità rispetto a quanto accadrà nelle prossime settimane, perché insomma fra un po' in periodo ordinario, senza lockdown, negli anni insomma buoni, non come questo purtroppo un po' sfortunato, ci sarebbe il fermo biologico. Che cosa accadrà? Ma guardi, allora, mai come quest'anno o alla fine dell'anno scorso, perché normalmente il fermo lo si sapeva sempre all'ultimo momento, quindi c'era sempre l'incertezza della data, e quindi avevamo sempre pregato il Ministero per darci queste date nel più breve tempo possibile, così si poteva programmare il lavoro. Bene, adesso al 30 di dicembre del 2019 è stato pubblicato il decreto del fermo pesca, e a noi toccherebbe dal 17 di agosto fino al 15 di settembre, quindi 30 giorni di fermo pesca. Ora, questo è stato fatto prima del Covid, quindi noi stiamo dicendo al Ministero se era possibile evitare di farlo, già che i nostri pescatori si sono già fermati abbondantemente, quindi almeno un mese e mezzo, quindi abbiamo superato abbondantemente il mese imposto dalla Comunità Europea, quindi di considerare il fermo Covid come fermo pesca e quindi continuare per non aggravare ancora di più il problema finanziario delle nostre imprese. Anche perché questo stop ha causato, immaginiamo, un bel danno ai pescatori. Beh, assolutamente, perché diciamo si è azzerato completamente gli introiti, ma comunque abbiamo dei costi fissi che comunque con o senza la pesca devi sopportare. E quindi eccolo lì che il danno è abbastanza importante. Quindi se il Ministero deciderà, e speriamo di sì, anche perché abbiamo interessato la Regione Abruzzo, ma anche il Ministero stesso, affinché si possa pensare a questa cosa qui. Prima di restituire la linea allo studio, le chiedo un'ultima considerazione, perché voi state lavorando fianco a fianco con la Regione, quindi evidentemente c'è anche un'apertura per questo settore da parte dell'istituzione, visto le misure che insieme avete programmato, di cui ci raccontava poco fa. Ma c'è qualcos'altro che le istituzioni possono fare per aiutare questo settore, che come tanti altri hanno ricevuto una bella batosta in questo periodo? Ma guardi, allora, il problema più grosso per quanto riguarda il settore è la carenza di personale anche qualificato. E che comunque, ecco, se andiamo a vedere l'età media oggi di un pescatore di 65 anni, quindi prossimo alla pensione, se non si fa qualcosa in un giro di una decina d'anni non ci sarà un pescatore se non a livello coreografico. Quindi l'idea nostra era quella di poter fare dei corsi di formazione per i giovani e per poter poi iniziare l'attività già formati, quindi è inutile e magari parlare con il pescatore anziano e farsi dire le cose, ma avere degli istruttori che possono dire le cose fatte bene, e quindi di arrivare in tempi anche più brevi a poter avere il comando di una imbarcazione.
Ebbene, grazie allora al presidente del FLAG Costa dei Trabocchi, Franco Ricci, per essere intervenuto nel corso del telegiornale, grazie anche a Baia Cataleia che ci ha ospitato per questa diretta dalla meravigliosa spiaggia d'Ortona. È tutto, linea allo studio. Grazie, grazie a Giuseppe Dintino e a Franco Ricci. Noi proseguiamo con il nostro telegiornale tornando a Teramo, dove il Comune con una delibera ha stanziato 178.000 euro per gli assegnatari degli alloggi ATER al fine di consentire alle famiglie più bisognose di pagare le spese necessarie al trasferimento negli alloggi. Abbiamo atteso insomma il trasferimento delle risorse da parte della Protezione Civile, con la quale c'è stata comunque un'interlocuzione. Non sono ancora arrivate queste risorse, ma avevamo fatto capire che c'era un'emergenza, perché ci sono tante di queste famiglie assegnatarie dell'alloggi ATER che non sono nelle condizioni di poter anticipare le risorse e quindi essere poi rimborsate, quindi vanno erogate immediatamente, ce ne faremo carico noi. Abbiamo quantificato sulla base ovviamente delle assegnazioni già effettuate, perché di quelle ragioniamo, di complessivamente di 178.000 euro, questo è l'importo che gli uffici hanno quantificato. Sulla base delle indicazioni della Protezione Civile gli interventi sono graduati sulla base della dimensione degli alloggi. Abbiamo già predisposto il modello di domanda, che verrà ovviamente pubblicato sul sito, per consentire a queste famiglie subito di avere le risorse e di poterle spendere. Si tratta di situazioni sociali gravi, famiglie che tra l'altro non possono entrare nelle case assegnate perché in tante situazioni mancano gli allacci, oltre al costo agli oneri appunto del trasloco e all'acquisto degli arredi. Contestualmente auspichiamo che ATER risponda all'ultima richiesta che abbiamo effettuato, ci siamo visti ieri con la dottoressa Ceci, per poter procedere al secondo bando su cui siamo pronti. Siamo avanti, stiamo correndo, speriamo che non ci siano intoppi derivanti da fattori esterni al comune, perché dobbiamo dare una risposta immediata. Per quanto riguarda il termine degli sfollati di lasciare gli alberghi a fine mese, è cambiato qualcosa? Ma siamo in attesa che la Protezione Civile dia un tempo definito, certo, resta il termine del 30 giugno, ovviamente c'è la flessibilità per particolari situazioni, anche per soprattutto per le famiglie che sono in attesa di trasferirsi e coloro che hanno diritto a partecipare anche al secondo bando. Ci sono anche tanti altri comuni, non solo il comune di Teramo interessato, penso ad esempio al comune di Cermignano, che è un comune più piccolo ovviamente, ma che vive una grande difficoltà, mi sono sentito con il sindaco, è necessario che la Protezione Civile dia dei tempi definiti. E sono appena arrivati in redazione i dati relativi al Covid-19, c'è un nuovo positivo dalle analisi dei tamponi effettuati nella giornata odierna, numero dei positivi in Abruzzo che sale a 3.285, 30 sono le persone, meno 2 rispetto a ieri, ricoverate in ospedale, 2 sono in terapia intensiva, 326, meno 11 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare, dunque continuano a scendere i numeri. Ci sono 461 pazienti deceduti, fortunatamente nessuno nelle ultime 24 ore, 2.466 sono le persone dimesse, 2.361 quelle negative a 2 test consecutivi. Del totale dei positivi, 225 sono in provincia dell'Aquila, 816 in provincia di Chieti, 1.586 in provincia di Pescara, 631 in provincia di Teramo, 25 sono di fuori regione, per due casi non è stata indicata la provenienza. Adesso siamo allo sport. Questa sera alle 21, seconda gara post lockdown per il Pescara a Pisa, in un campo dove i biancazzurri non hanno mai vinto. Incognita modulo per le Grottaglie a causa dell'assenza di Balzano. Con la conferma del 4-4-2, Zappa retrocederà in difesa e davanti a lui agirà Clemenza. In caso di 3-5-2, dentro Masciangelo da quinto di sinistra, Crecco sarà uno dei tre centrali. In avanti conferma per Galano e Pucciarelli. Incognita modulo anche nel Pisa, rosa al completo con i rientri di Moscardelli e Marin, quest'ultimo sarà titolare. La presentazione del match nelle parole del tecnico del Pisa, Luca D'Angelo. Sì, è bello poter tornare a giocare nello stadio, purtroppo sappiamo tutti che però non ci saranno i nostri tifosi e sono indubbiamente un'assenza molto importante, perché sappiamo qual è l'agonismo e la voglia che trasmettono ai nostri giocatori. Vai ragazzi.
Si sono allenati bene, ma questo è una costante dei nostri giocatori. Ci siamo preparati ad affrontare una partita sicuramente non semplice, perché il Pescara ha fatto una buonissima gara con la Juve Stab, e perciò sappiamo che sarà una partita non semplice. I nostri giocatori però li ho visti preparati, io ci sono nato e ci vivo, e perciò è molto, non è intensa a livello di frequentazione, perché ci sto poco ovviamente, perché lavoro fuori, però ho tutti i pregi e tutti i difetti dei pescaresi. Giocheremo la nostra partita, e avendo il grandissimo rispetto dell'avversario, però senza accorgimenti particolari su singoli calciatori. Ma adesso mancano 9 partite, dopo questa ne mancheranno 8, il campionato ancora deve fare tanta strada, è ovvio che vincere è sempre molto importante per la classifica, e farlo domani lo sarebbe ancora di più, perché ci permetterebbe probabilmente di scalare qualche posizione. Sì, no, magari in quelle circostanze in cui siamo riusciti a schierarlo, ha dato un grande contributo tecnico sicuramente, ha avuto sempre qualche problema oltre alla squalifica, però adesso è in via di guarigione, diciamo così, totale, e non so se ha ancora o se è pronto per i 90 minuti, ma sicuramente una porzione di gara, non so se inizialmente o a partita in corso, ce la può avere. Serie C, dopo la giornata di riposo di ieri, il Teramo torna al lavoro con la seduta pomeridiana odierna per preparare il primo turno dei play-off in programma martedì. È carico il difensore Tommaso Cancellotti, galvanizzato anche dalla nascita del piccolo Leonardo. Vediamo. Sì, diciamo che questo ultimo mese è stato un mese ricco di emozioni e di grandi soddisfazioni. La nascita di Leonardo è veramente una gioia infinita. Pensavo di essere preparato e cosciente della felicità che avrei provato, ma in realtà è molto 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 più grande, e insomma sono veramente felice, un momento molto bello della mia vita. Sicuramente arrivare con la mentalità giusta e con una preparazione atletica giusta, e credo che, anzi sono sicuro che entrambi questi due fattori ci siano, e poi servirà sicuramente grande positività e voglia di andare a vincere. I playoff sono una lotteria, sono partite che si giocano praticamente secche, soprattutto quest'anno, quindi i valori tecnici e vengono praticamente azzerati, e quindi è importante approcciarli bene e avere più voglia degli altri. Sì, sicuramente sì, io sono carico, sono a disposizione, e ripeto, come tutti i miei compagni mi sono allenato duramente sotto, insomma, le direttive del nostro preparatore, e devo dire che il caldo non mi spaventa, correre mi piace anche sotto 40 gradi, quindi sono contento di farlo, e anzi questi playoff mi danno una spinta ulteriore per cercare di correre ancora di più. Il TG6 termina qui. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Diretta Stadio. Attorno alle 20:30 inizierà la trasmissione, il fischio d'inizio è fissato alle 21 della partita fra Pisa e Pescara. Andrea Costantini e i suoi ospiti chiaramente per seguire la partita e per i commenti di rito. È davvero tutto, il prossimo appuntamento con il TG6 è alle 19. Buona giornata.